Ciao ragazzi, secondo contenuto di giornata. Davvero. Fa una certa impressione riguardo al video di prima. A proposito, poche visual. Ma chi se ne frega, ragazzi. Meglio essere in minoranza che minorati. Meglio minoranza che minorato, diciamolo. Niente, fa una certa impressione nel video di oggi pomeriggio. Parlare di Gaetano Scirea e pensare alla situazione attuale. Parlare di grandi uomini al tempo dei piccoli uomini. Davvero. Io ogni mattina che guardo YouTube, leggo leggo giornali online, praticamente decido ogni volta di farmi male, di farmi del male. Davvero lo dico, eh. E qua con tutta la merda che ci hanno fatto, qua la gente è eccitata perché si deve cambiare allenatore. In tempi normali sarebbe anche stato normale, una svolta ci vuole, a prescindere da come la si pensi. Io sul mister ho la mia idea e non la cambierò né oggi né mai. Però ragazzi, guardare gente eccitarsi per nomi come Tudor, Palladino, addirittura Thiago Motta. Mamma mia, ragazzi. Guardate, mi state facendo rimpiangere De Zerbi. Mi state facendo rimpiangere. Certo, al peggio non c'è mai fine, ma così no, così a farsi male proprio. Ma i giornali scrivono di questo che si è fatto male, ma questo per me la stagione è finita, di questo qua, che probabilmente andrà via. No, questi non si rendono conto, non si rendono conto che la Juve sarà distrutta peggio che come la Serie B, peggio che nella Serie B. L'ha distrutta la Juventus, perché allora avevi la vecchia guardia che ti trascinava, ora non c'hai più un cazzo, non c'hai più un cazzo. E a me fanno ridere quelli che parlano di progetto giovane. Progetto giovane in Italia. Niente, fra le illusioni che la gente si fa con Giuntoli e le illusioni sul progetto giovane, le illusioni sul nuovo mister, a me, guardate, mi cascano i coglioni e mi cadono le braccia ad ascoltare certi discorsi, mentre qua ci stanno distruggendo. Qua veramente sembrano l'orchestrina del Titanic. E vai, mentre si affonda, vai, va via Allegri, viene Italiano, viene De Zerbi, viene Tudor, viene. Raga, veramente a me cascano i coglioni. Veramente a me cascano i coglioni. Quasi non si rendano. È vero che non hanno la mia età, la maggior parte, però. Qua veramente cascano i coglioni a sentire certi discorsi. Mamma. Questo chi si fa i conti? Ma siamo in conference, ci squalificano, ripartiamo da zero. E una volta che riparti da zero, dove cazzo credi di andare? Il progetto giovani. Il progetto giovani, ragazzi, io non so più che cazzo dirvi. Sembriamo un'Atalanta qualsiasi, un attimo. Stavo dicendo, vedo gente che si entusiasma per il progetto giovani,
gente che, no, che si entusiasma, che spera nel progetto giovani, gente che fa i conti. Ma questo non possiamo comprarcelo, questo costa troppo, questo dobbiamo cederlo per questioni di bilancio, questo dobbiamo. Con una proprietà con utile da oltre 4 miliardi di euro, capito? Noi si fanno i conti della serva, con una proprietà con 4 miliardi di euro di utile, e parlo della sola Exor, è una proprietà che si dice abbia offerto 40 milioni l'anno a Lewis Hamilton per arrivare in Ferrari. Questi fanno i conti, ma questo dobbiamo farli sostenibili. Cioè, si fanno prendere come per il culo, farsi prendere per il culo in questo modo. Io non lo so se questa. Altro che la Serie B, magari la Serie B l'hai fatta con Del Piero, con Trezeguet, con Camoranesi, con Nedved. La Serie B l'hai fatta con i campioni del mondo. Io davvero, ragazzi, non. Mi viene una tristezza guardare questi video. Adesso qualcuno mi si dirà, come ha detto Di Maria, quello che secondo me ha sbagliato i modi, ma il senso era giustissimo. Adesso mi si dirà, ma la Juve si sostiene sempre, non solo quando vince. A parte il fatto che non mi dovete insegnare a me cosa a sostenere la Juve quando non vince. Io ho vissuto i 9 anni senza scudetto. Voi conoscete solo i 9 anni con gli scudetti. Io ho vissuto i 9 anni senza scudetti. Ho vissuto io. E l'ho sempre sostenuta la squadra. Ma era la Juventus. Cos'è questa roba? Cos'è questa roba? La Juve, per cosa si tifa? Si tifa per. Tu, quando uno tifa, ambisce a vedere la propria squadra vincere. O si tifa così, o davvero siete così ipocriti da dire: che peccato, la mia squadra ha perso. Dai, ci rifaremo la prossima. Oh! Ma cos'è la casa del Mulino Bianco, eh? Mamma mia. Grandi uomini, Gaetano Scirea, e piccoli uomini, e piccoli uomini. Piccoli uomini. Di Maria, d'accordo, quello ha sbagliato i toni e non ci piove. Ma la cosa peggiore è la risposta della moglie: non è colpa di mio marito se chiede di giocare dietro, capito? Adesso porci sto Cristiano in bocca a porci e cani. Di questo qua che anziché spaccare la porta dalla che si mette a fare lo stiloso. Vabbè. Poi si perdeva 6-1 magari. Di uno che si è praticamente riposato per tutta la prima parte di campionato. Ma davvero? Ma io lo so, voi siete talmente accecati dall'odio verso questa persona che. Pazienza, veramente io faccio, quando faccio questi video li faccio con la morte nel cuore. Con la morte nel cuore faccio questi video io. Poi però, dopo l'Elkan sbagliato, sembra essersi mosso anche l'Elkan giusto per la questione Superlega, che il quale non avrebbe rinunciato alla Superlega. A questo punto spero si faccia quanto prima. Io, contrarissimo alla Superlega, a questo punto spero si faccia quanto prima. Veramente lo dico, eh. C'è gente contenta, speranzosa con questo clima. Forse non avete capito che vi aspettano 5-6 anni a livello dell'Udinese del Sassuolo. Forse non vi sfiora per il cervello questa roba qui, eh? Non vi sfiora manco per il cervello. Quando sono andato in B dopo 2 anni ero qualificato in Champions. Dio santo, Dio santo, Dio santo.
La standing ovation di a Del Piero a Madrid viene 2 anni dopo la retrocessione in Serie B. Voi vedete aria di qualcuno che possa avere la standing ovation a Madrid? E siete felici? Progetto giovani? Adesso ditemi un progetto di quello che voi sognate che è riuscito in Italia. Uno me ne dovete dire. Uno me ne dovete dire. Eh no, adesso si illudono che oh, arriva Giuntoli, uno scudetto, una Coppa Italia in 8 anni. Vabbè. Vabbè, che cazzo vi devo dire? Giuntoli, qua abbiamo l'Inter che negli ultimi anni piscia in testa a tutti, guardate lo film, vabbè. Guardate, non so se mi fa incazzare più questa ingiustizia che stiamo subendo o i tifosi che stanno finendo per accettarla, che stanno finendo per accettarla e che magari sfogano quel residuo di frustrazione addosso a quel poveraccio che sta in panchina. Mi fa male veder morire la mia squadra così, mi fa male, mi fa davvero male. Perché voi davvero vi accontentate di poco, eh? Voi davvero vi accontentate di poco. Sapete cosa stiamo subendo noi? È come se qualcuno ci truffasse o ci derubasse e non andiamo a sporgere denuncia perché, ma sì, tanto non lo beccano. Questa è la stessa situazione. Io davvero ragazzi non so cosa appendermi più, guardate, mi viene lo sconforto, questo che sicuramente è un finto infortunio, questo Vlahovic qua, la notizia di oggi, Di Maria che si permette di dire se non la ami quando va male, ma quando mai hai amato la Juventus tu? Quando mai? Già non volevi venire, io non ti avrei mai preso. Io non ti avrei mai preso. E non ci volevi, nemmeno ci volevi venire. Fai un gol, ti fai male, poi ti risparmi fino al mondiale, rientri, fai giusto qualcosa fra gennaio e febbraio e poi ripiombi nel sonno totale. Perché giustamente è stanco per il mondiale, la Coppa America. No, la Coppa America è stata 2 anni fa, per il mondiale e tutto il resto. Ma vaffanculo, va. E c'è gente che lo difende anche. E poi mi devo leggere su OneFootball qua. La saga del tiro al piccione. Guardate. Birindelli, Allegri, psicologo, dirigente, ma è mancato in campo. Vabbè, Adani almeno è stato coerente. Lo fa da sempre Adani. Con Adani c'è un qualcosa di personale che gli spiegai, va bene. Anche Vierchowicz, campionato fallimentare, andava cambiato prima. Sì. Parlano tutti, Pedulla, tutti, per carità, io ho sempre detto lui ha le sue colpe e andrebbe cambiato se non altro, in situazione normale andrebbe cambiato per chiudere una parentesi, un malinteso. Io veramente, io vivo un conflitto, adesso l'allenatore non c'entra un cazzo, guardate, io vivo un conflitto interiore che voi non avete idea. Io ieri non ho visto la finale di Coppa Italia, ma la voglia di mollare tutto c'è, però con la testa io vorrei mollare, ma è questo che comanda, porca puttana. È questo che comanda. No, non riesco ad accettare sta cosa. Non riesco proprio ad accettare sta cosa. Questo subire passivamente una palese ingiustizia. Altri hanno fatto esempio con il codice della strada, ti ferma il vigile, dice, ma gli altri non li fermi. No, calma.
Se mi ferma il vigile e pago la multa. E pago la multa. Certo che mi incazzo se vedo che ferma solo me, è uno. Due, ok. Se tu mi fermi per eccesso di velocità, mi multi, mi togli i punti dalla patente, ma non mi togli la patente. Perché a questo livello siamo. Ma per favore. E vedo gente che fa i conti, con questo risparmiamo, con questo così gli ingaggi, ma stiamo parlando come se la Juventus fosse un Bologna, un Crotone, non lo so. Non lo capite che sono scuse, non lo capite che sono scuse quelle che vi dicono e voi le state avallando. Mi spiace dirvelo, ma se voi credete in questo progetto giovani, siete illusi. Di questo passo, con l'aria che tira, tu torni a vincere, se ti va bene, fra 6, 7, 8 anni. Preparatevi a lunghissimi anni di sofferenza. E in un certo senso ve li meritereste pure. In un certo senso ve li meritereste pure. Da come vi hanno viziati questi 9 anni. Io che ho visto i 9 anni senza vincere lo scudetto, ma purtroppo è la colpa di madre natura. Se io sono nato molto prima di voi non ci posso fare nulla. Oramai siamo rimasti da Zuliani a caldeggiare il TAR. Questi oramai hanno dimenticato tutto, oramai pensano a Giuntoli, pensano al nuovo allenatore, al nuovo progetto. Cioè, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello che questi se l'hanno fatto adesso, lo rifaranno ancora. Non gli passa neanche per il cervello, non gli passa. Ma forse sono io che sbaglio, non lo so, forse sono io che sbaglio, che vedo cose che manco dovrei vedere, non lo so, guardate ragazzi, forse sono io che mi sto avvelenando la vita per niente, non lo so, tanta amarezza, guardate. Tanta amarezza davvero. Non riesco a rassegnarmi alle ingiustizie, ragazzi, non ci riesco proprio. Rassegnarmi alle ingiustizie, che ribadisco, qua ti stanno togliendo la patente per un divieto di sosta e voi oramai vi siete rassegnati a questa ingiustizia perché giustamente c'è da cambiare l'allenatore. Va bene, va benissimo, contenti voi. Che poi è quasi, guardate che nel 2006 fu uguale, nel 2006 fu uguale, poi si svegliarono le belle addormentate 2 o 3 anni dopo quando capirono che era tutta una montatura, poi si svegliarono tutte le belle addormentate che contestavano Capello allora, i fischi Juve-Arsenal io non li dimentico, Capello vattene perché tieni in panchina Del Piero io non li dimentico, anche allora la Juve non fa bel giuoco, anche allora. È lo stesso clima. Anche se l'altra volta ci seppero prendere un po' più per il culo, perché non c'erano i social e tutto il resto. Adesso siamo più smaliziati e cose, ma vedo che in tanti stanno mollando, quindi chi sono io per convincervi al contrario? Veramente, io posso solo provare tanta amarezza per la morte della mia squadra del cuore, perché a questo punto è morta. È morta. È morta per davvero. Lo dissi, tanto oramai vi hanno accontentato, vi tolgono di mezzo chi dovevano togliere di mezzo. E voi sarete contenti. Sarete
Se non lo tolgono di mezzo e voi comunque avete un'arma di distrazione di massa dalle porcherie, ve lo dissi, hanno vinto loro. Hanno vinto loro, ve lo dissi. Che resti o non resti allegri, hanno vinto loro. Hanno vinto loro. Questo è quanto. Poi per carità, che mandino via Paredes, Di Maria, Di stesso Rabiot, non mi ci metto in un letto, quindi io Di Maria manco l'avrei preso, figuratevi. Il problema è un altro. C'è chi parla di rosa svalutata. A conti fatti, a noi non ce ne frega niente. I giocatori devono andare in campo. Tutti a fare gli economisti, i costi, i ricavi, Mario Monti, ma manco stessimo parlando di un negozietto di periferia che vende, non vende la merce, vende i detersivi, questo qua, e non di una delle più grandi multinazionali e delle più grandi holding. Vabbè, ribadisco, se a voi piace farvi raggirare così, chi sono io per impedirvelo? Basta. Peccato, avevo iniziato parlando di Gaetano Scirea, ragazzi, ho una morte nel cuore che voi non avete idea. Io che Gaetano Scirea l'ho vissuto. Scirea, Platini e tutti gli altri. Ma neanche quelli, io guardo con rimpianto anche i Marocchi, i Bonetti, Galia, Tricella, De Agostini, anche quelli. Anche quelli. Delle volte anche delle Juve non vincenti ti restano nel cuore, o non vincenti molto ti restano nel cuore. È il fatto che vedo molti tifosi rassegnati a tutto questo. Vuol dire cedere a un ricatto. Cedere a un ricatto è la cosa che fa rabbia, che la nostra proprietà ha tutto per ribaltare la situazione, tutti i mezzi puliti e non per ribaltare la situazione. L'eterno dilemma. Guardate l'Inter, non ha il becco di un quattrino, tecnicamente fallita 2 anni fa, ma bastano gli agganci giusti e tutto si aggiusta. Anche per questioni geopolitiche. Io non ho, in Italia non ho visto un solo cinese condannato per evasione fiscale, non ho visto un solo cinese condannato per evasione fiscale, figuriamoci per tutto il resto. E se Zhang rischia qualcosa, rischia perché è perseguito in patria, non per altro. Però loro a questa situazione faranno fronte. Delle volte, guardate, meglio poveri ma liberi, che ricchi e incatenati. Che schifo, ragazzi. Iscrivetevi al canale.